La bulimia nervosa è caratterizzata da abbuffate ricorrenti, fatte in solitudine e in segreto, in cui la persona ingurgita una quantità smisurata di cibo per poi ricorrere a metodi compensatori per evitare di assimilare quel cibo e quindi non ingrassare. I metodi utilizzati sono usati in modo improprio e dannoso e comprendono vomito autoindotto, nella maggioranza dei casi questo è il metodo più frequente, l'uso di lassativi, diuretici, clisteri, farmaci tiroidei, questo raramente, il digiuno, l'esercizio fisico eccessivo. I sintomi che accompagnano la persona che ne soffre sono la preoccupazione eccessiva per il peso e le forme corporee, solitamente si tratta di persone normopeso o in lieve sovrappeso, la mancanza di autocontrollo durante le abbuffate, quindi la sensazione di non riuscire a fermarsi. La caratteristica principale della bulimia è un circolo vizioso. L'ossessione per il peso porta a diete ferree, queste portano le abbuffate e le abbuffate al vomito o altri metodi compensatori dannosi. Spieghiamo meglio. Generalmente sono persone spesso adolescenti che hanno una bassa autostima e basano la loro autovalutazione sul corpo e sulla magrezza e tendono a ricercare la perfezione. Per questa ragione sono portati a seguire diete dimagranti basate su regole molto rigide. Una dieta con regole così restrittive è la principale causa delle abbuffate. Seguire una dieta restrittiva in modo perfezionistico porta prima o poi, quasi inevitabilmente, a compiere piccole trasgressioni. Il punto, a mio avviso, è proprio qui. Queste piccole o sporadiche trasgressioni, se da una parte sono vissute come un piacere, in quanto allentano la tensione di una dieta, dall'altra però vengono vissute come un'irrimediabile perdita di controllo. La sensazione di perdere il controllo durante la buffata viene rifiutata dalla persona, che cercherà di ritrovarlo, compensando così il peccato commesso, attraverso comportamenti autolesivi, di cui sentono invece, almeno inizialmente, il pieno controllo. Nelle fasi più avanzate del disturbo, le abbuffate e i relativi comportamenti di compenso vengono pianificati e diventano il perno su cui si organizzano le giornate. Ovviamente questi meccanismi portano con sé emozioni negative, la paura costante di ingrassare, l'ossessione della bilancia, il senso di vergogna e il disgusto, senso di colpa, ansia e percezione alterata della realtà. La persona che ne soffre i primi tempi può sentire di riuscire a gestire il suo comportamento, ma inevitabilmente si renderà conto che il suo rapporto con il cibo è andato perso. Il senso di fame e sazietà sono annullati, i veri bisogni della persona sono confusi con il cibo e non riuscirà facilmente a recuperare un suo equilibrio psicofisico. Parlarne con uno psicologo specializzato nei disturbi alimentari è la terapia più sicura per uscire dal vortice di questa pericolosa patologia.